Siamo a posto, no? Dottor Paragone! Ah, no! Manca Bravettoni! Buonasera! Manca Bravettoni! Un applauso a Carcarlo Bravettoni! Un saluto al mio pubblico, viva! Io speravo di poterla fare franca, onestamente. Invece lei è precisissimo. Dottore! Eccolo! Dottore, succedono cose incredibili! Sì. In questo nostro paese! Ha sentito questo ministro marocchino? Sì, quello che ha detto e poi subito ha smentito che Rubi quando andava ad Arcore era maggiorenne. Ha smentito, ma vale la prima che ha detto! Sì, vale la prima. Silvio era molto irritato! È stato imbrogliato! Vergogna! Silvio mi ha detto Rubi era maggiorenne! Se lo sapevo, col cavolo che me la trombavo! Ma no, non iniziamo! Lui non si fa fregare! No, Bravettoni, non cominciamo, non cominciamo! Non si fa così! Rivuole indietro i suoi soldi! Dai. C'è rimasto molto male, Silvio. Sì. Ah, sì? Sì, era così scosso, pensi, che si è dato allo shopping compulsivo. Ma non diciamo fesserie. Ha comprato 5 giudici e un motoscafo. Che c'entra il motoscafo? Lo vede che se compra giudici non fa più notizia? Applauso! Questa... Ci sono cascato, era bella. A proposito. Ma lei lo ha mai visto, dottor Paragone, questo ministro marocchino? No, onestamente no. Guardi. No. Vabbè. Questa è la foto di quando recitava nei Sopranos. Ma non dica fesserie, Bravettoni. Ma il personalino. Ma va, dai. Certo che, se questo documento, con l'età di Rubi, è arrivato dopo 4 anni... I casi sono 2. O sono lente le poste del Marocco, o sono lenti i bonifici di Silvio. Secondo lei quale delle due? Quale? Non saprei. Comunque ha smentito. No, non è vero niente di tutto questo. Devo dire che passa allarme. Devo dire che anche i giudici di Milano la pensano come lei. Vede. Quando hanno visto il documento sono rimasti... piuttosto perplessi. Penso anch'io, sì. Soprattutto perché il documento di Rubi era stampato su carta intestata di Mediaset. Allora... Che strano! Allora era un po' strano, direi, un po' strano. Curioso assai! Esatto. Caro Paragone, sì. Ormai in questo paese non ci sono più certezze. È vero. Pensi che hanno assolto Scajola? È vero, gli hanno pagato la casa, però lui non lo sapeva. Vero. Era innocente, Scajola. L'ho sempre detto, io, che era innocente. State attenti a questi teppisti che vanno in giro a pagare le case all'insaputa della gente onesta. Bisogna stare attenti, Brutte persone. Bisogna stare attenti. Gran brutta gente. Pensi che... Lei che è persona per bene. Scajola, poverino, non si è più ripreso. Dopo il processo abbiamo preso insieme un caffè. Lui è andato a pagare, il barista gli fa: ha già pagato il signore. Scajola si è messo a piangere disperato. Ma non è vero, Bravettoni, è traumatizzato. Ma che traumatizzato? Traumatizzata vita addirittura, dai. E poi ha detto Scajola: sapevo di essere innocente. Ogni tanto qualcosa la sa. Ogni male. Tanto capita. Qualche volta che sappia qualcosa. Bravettoni, capita. Sì, capita. Mi faccia parlare della mia amica Nunzia De Girolamo. Che cosa vogliamo dire ancora di Nunzia De Girolamo? Si è dimessa. È indagata! Evviva! Finalmente adesso può entrare in Forza Italia! Bravo De Girolamo! Che scemo che è. Guardi che non facciamo queste battute idiote. Così si fa! Guardi che veniva già da Forza Italia, poi PDL, poi è andata nel nuovo centrodestra. Noi di Forza Italia facciamo una severa selezione all'ingresso. Ma dai. Almeno che siano indagati i nostri politici. E che diamine! Non facciamo queste Vogliamo battute. Vogliamo scherzare? Dai, non facciamo queste battute, che è un club di gentiluomini, scusi. No, un club, casomai. Un? Si dice club. Ma che club? Lei dovrebbe andare a lezione di inglese da Silvio, sa? Infatti lo dice alla francese. Non lo sapevo questo. Club, l'ho affattato in bocca. Vabbè, dai. Pensi che Enrico Letta assumerà la delega della De Girolamo?
ministro delle politiche agricole. Agricole, certo. Lo mandano a zappare all'Etna. Non sarebbe neanche una cattiva idea, Non sarebbe una cattiva idea, Bravettoni. Prima di chiudere, dottore, mi faccia parlare, per favore, del mio amico Antonio Mastrapasqua. No, Mastrapasqua no, anche lei Mastrapasqua. Un bel applauso! Ma che no, nessun applauso, è presidente dell'INPS, indagato per truffa, abuso d'ufficio, falso ideologico. Io lo saluto caramente. Ma che lo saluta caramente? Sa, tra manigoldi ci si intende. Vabbè, dai. Povero Mastrapasqua. No, povero un corno, ha decine di poltrone. Decine. Decine. Una ventina di incarichi lui, 20 sua moglie. Cosa vuoi che sia? Le faccio vedere una foto esclusiva di casa Mastrapasqua. Ah, questa è una notizia, vediamola. Ecco. Vediamola. E questo è solo il bagno, Ma che cos'è? Ma non diciamo... Sì. Pieno di poltrone, quando vai a casa di Mastrapasqua ti tocca stare in piedi. È pieno di poltrone, ma le occupano tutte quante loro! Direi che Mastrapasqua si può dimettere, Mastrapasqua. Ora, lei la fa facile, che si dimetta. Mastrapasqua, con tutti gli incarichi che ha, solo per capire da quale si deve dimettere, gli ci vuole una settimana, Certo. Non è mica facile. Pensi che... Che vita difficile che fa Mastrapasqua. Una vita dura. Ha talmente tanti incarichi che al mattino va a lavorare e non sa chi sta rubando lo stipendio. Questa l'ha già detta. Meglio. Bravettori, questa l'ha già detta, dai. Repetita Juvent, come dicono a Bergamo. Ma che dicono a Bergamo? Un applauso a Carcarlo Bravettori. Evviva! Noi ci vediamo tra pochissimo per i fuochi d'artificio finali. A tra poco.